stato di degrado, figlia di mala politica e mala amministrazione. E quindi i cittadini di Latina ieri hanno dato una risposta veramente rivoluzionaria. Ieri è successo un qualcosa che segnerà la storia di questa città. Io, questo bambino nuovo, poi i bambini non ce li mangiamo, state tranquilli. Vorremmo più asili, ma non per mangiare più bambini, ma per dare più possibilità a tutti. E questo bambino che è nato, questo neonato che da oggi, insomma, è il nuovo corso della storia di questa città. Io ho fatto semplicemente l'ostetrico, insomma, di questo processo. Abbiamo ancora alcune ginecologhe qua, quindi, nel senso che quello che voglio dirvi è qualcosa che è nato spontaneamente, è nato, noi insomma, chi mi ha accompagnato in questo progetto, in questa esperienza di Latina Bene Comune. Sentivamo che come se qualcosa fosse già scritto, e che c'era semplicemente bisogno di qualche maniera di dargli fiato, di dargli volume, di dargli energia, perché era qualcosa che per chi viveva la città, come me, come tutte le persone che mi sono state al mio fianco, la sentivamo, e non, era inconcepibile, è inconcepibile che gli altri i nostri avversari della politica non hanno saputo o voluto cogliere questa urgenza. E quindi, dicevo, abbiamo semplicemente fatto una sintesi di quanto è successo in tutti questi ultimi anni, ma devo dire che le cose poi non accadono per caso, e questa data che ce la dobbiamo scolpire nella memoria, 19 giugno 2016, il cambiamento di Latina, la nuova bonifica di Latina, il cambio del libro che tutti aspettavamo. È un processo che è iniziato, secondo me, già da qualche tempo. E devo anche ringraziare, dobbiamo ringraziare come comunità, come cittadini, il ruolo delle istituzioni. Perché sono stati probabilmente loro i promotori di questo cambiamento. E mi riferisco al prefetto Faloni, mi riferisco al questore, al dottor De Matteis, più volte nominato, insomma, quando l'ho incontrato gli ho detto che se l'hanno fischiate le orecchie, perché in campagna elettorale l'ho citato più volte. E mi riferisco al comandante dei Carabinieri, Calvi, al comandante della Guardia di Finanza Reccia. Abbiamo avvertito tutti che il loro lavoro stava mandando la città nella direzione sperata. A quel punto mancava un tassello, che era il tassello più importante, e cioè quello della politica e dell'amministrazione. E mancava sempre come tassello, mancava la risposta dei cittadini. Sembravamo appunto tutti un po' rassegnati, no? Tutti un po' indifferenti, come se questa città non riuscisse, non potesse più cambiare. E invece questa cosa è successa. E adesso tutti abbiamo rialzato la testa. Questa vittoria è una vittoria della città, della strada, è una vittoria della comunità. Perché, come ho detto anche nella conferenza stampa di chiusura, da domani noi cominceremo a parlare di comunità, basta con queste discriminazioni, differenze, sottolineature, borghi, centro. Hanno una politica che non ha mai saputo avere una visione d'insieme, una visione di comunità, ha tenuto sempre separate queste entità. Che poi di fatto questa separazione si sostanziava poi nella campagna elettorale. Bisogna andare a prendere i voti nei borghi, perché i voti del centro della città sono una cosa, i voti dei borghi sono un'altra. Ecco, questo io lo ritengo offensivo nei confronti di un concetto di comunità. Adesso sentirete parlare di comunità. Vi forniremo strumenti come cittadini.
per avere la possibilità di un contatto più diretto con la vostra amministrazione, con il vostro sindaco, perché sarò il sindaco di tutta la comunità. Sembra una frase. Abbiamo parlato in uno dei miei ultimi discorsi, ho parlato del problema di Alcarama. Io lo cito come esempio, insomma, come esempio su cui lavorare, nel senso che lì c'è una situazione di inclusione mal gestita e lì c'è una sintesi di come appunto una mala amministrazione riesce poi a far percepire al cittadino un problema che diventa un falso problema. Mi spiego meglio, lì ci sono famiglie che hanno figli che vanno nelle scuole, ci sono famiglie che lavorano, in cui il capo famiglia lavora e paga i contributi INPS, e allora deve avere il diritto di avere una casa, perché questo ce lo dice Giorgio Lapira, cioè una casa in una città ci deve essere un posto per tutti. Però un posto per tutti nell'ambito della legalità, e quindi lì faremo una task force per cercare di selezionare, di individuare chi ha comportamenti illegali, e ce ne sono, quelli irregolari, e quindi faremo pulizia in questo senso. E la richiesta che in questi ultimi tempi abbiamo sentito molto forte da parte dei cittadini, e che io mi sento di dover interpretare, di dovervi comunicare, è un bisogno di pulizia. E la pulizia deve essere fatta in tutti i sensi, ecco, pulizia in termini di immagine, pulizia in termini di comportamenti, pulizia in termini di decoro. Quindi la pulizia, sarà uno dei nostri obiettivi prioritari. La pulizia in termini di immagine è quella che fa parte dei comportamenti di ogni giorno, che riguardano appunto l'etica, riguardano un'integrità morale che questa città sentiva essere stata presa a schiaffi e che ci aveva fatto abbassare la testa. E pulizia significa appunto decoro urbano, al di là di tutti i problemi che sicuramente andremo ad affrontare, che saranno nella direzione del mettere mano alla situazione delle società partecipate, che a noi abbiamo chiamato poltronifici. Noi dobbiamo recuperare quel decoro urbano che ci fa sentire cittadini migliori, perché viviamo in una città bella. Ti svegli la mattina e ci sono le strade asfaltate, ben asfaltate, c'è un decoro nei parchi, nei giardini, c'è l'erba tagliata. Questo credo che sia il minimo da garantire nel rispetto della dignità di ogni cittadino, e su questo lavoreremo immediatamente. E per quanto riguarda poi, sì, ecco, a proposito di buche delle strade, un altro dei nostri obiettivi, avrete una campagna elettorale diversa tra 5 anni, ve lo posso garantire, perché usciremo dalla buca. Perché usciremo dalla buca? Perché basta con le richieste di riparazione delle buche dai depositari della politica e delle istanze dei cittadini. Noi dobbiamo lavorare perché le buche non ci siano più per nessuno, non per la strada X e la strada Y. Finché non usciremo, ecco, Latina sta uscendo, con la risposta di ieri è uscita da questo tunnel, è uscita, se vogliamo usare una frase così anche simbolica, ritengo che Latina ieri sia uscita dalla buca, insomma, e quindi questo ci deve far sentire.